Ciao a tutti e bentornati su Pro Kitchen. Buon 13 dicembre! Oggi, per la festa di Santa Lucia, abbiamo deciso di tirarci una bella bastonata sui piedi, cioè rifare gli arancini. Eh sì, gli arancini, perché io sono di Milano e voglio fare gli arancini. E saranno una chiave diversa, un po' più moderna, un po' più gourmet, è il mio modo di farli, quindi andiamo con la sigla e poi via col video. Qui abbiamo del risotto carnaroli allo zafferano cotto antecedentemente. Poi, sempre perché ci piace ogni tanto utilizzare i prodotti gelo, pisellini gelo. Tanto comunque sarà una frittura, ci sarà poi un'altra cottura, quindi non avremo problemi. Poi abbiamo del caciocavallo che metteremo all'interno per dare quella parte un po' filamentosa, un po' gustosa, rotonda. Poi abbiamo del ragù, semplicissimo ragù, ovviamente anche questo l'abbiamo fatto prima per questioni tecniche. Poi abbiamo del pane panko, che è un pane, sono fiocchi di pane orientale, a me piace molto perché è molto più croccante del pane normale. Abbiamo una pastella a base di farina di riso e acqua frizzante, fatta da noi, poi vi lasceremo in descrizione se volete le quantità esatte. E poi abbiamo un uovo per la panatura. Bene, avviamoci in questo processo lunghissimo. Io utilizzo, per darmi una mano, pellicola. E voi direte, cosa ci fai con la pellicola? È presto detto. Si stende, tagliamo via la parte in più e cosa facciamo? Prendiamo il riso. E lo mettiamo all'interno della nostra pellicola, cercando di spezzettarlo un pochino e cercando di rimanere il più rettangolari possibile. Perché? Perché ci servirà dopo. Un consiglio, per schiacciare il riso quando è già cotto, bagnarlo è un ottimo metodo. Vedete? Se lo spalmi bene, vai via proprio come sul burro. Proprio così, facile facile. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un rettangolo di riso. Questo perché abbiamo deciso di fare un rollet, ok? Quindi togliamo la pellicola superiore. Ok. E adesso andiamo a condire il nostro riso come se fosse tipo del sushi, ok? Quindi centrale. Poi li mettiamo i nostri pisellini. Dove scappate voi? Ok? Mi raccomando, tutto centrale, dobbiamo condire solo al centro. Caciocavallo, ok, e magari gli diamo una piccola pressatina. A questo punto possiamo fare la nostra preghiera. Ok. Ok, io utilizzo questa retina qui che ci aiuterà a darci consistenza e la forma idonea. Ok, e così praticamente siamo al livello di aver creato praticamente un pezzettino di sushi, un rollet di sushi. A questo punto noi lo chiudiamo sui lati, facendo tipo una caramellina. Se solo ci riuscissi. E adesso questo pezzettino qui noi lo mettiamo in abbattitore perché si deve indurire ed essere comodo per noi per poi passarlo nella pastella
e poi passarlo nel pane pasta. Quindi lo buttiamo un attimo in abbattitore e torniamo subito. A questo punto cosa facciamo? Apriamo il nostro rolè. Lo facciamo direttamente qua dentro. Ok. Adesso lo passiamo nella pastella. Magari con l'aiuto di un cucchiaio. Ok. E poi, semplicemente, quando abbiamo coperto bene tutti i lati. Ok. A questo punto lo arrotoliamo bene, il nostro arancino. Lo chiudiamo bene su tutti i lati. Ok. Magari rimetterlo un attimino nella pellicola può aiutarci per dare un po' di forma, per far aderire bene il pane. E a questo punto l'oggetto finale in questione sarà così. Adesso non ci resta che prendere e friggerlo e vediamo cosa succede. Bene ragazzi, il momento della verità. E niente, mi raccomando, come al solito le fritture le facciamo sempre respirare. Devo dire che è stato difficile fare questo piatto, non vogliatemene per la mia interpretazione, anche perché la realtà è che è la prima volta che lo faccio ed è stato un esperimento più che un piatto da fare tutti i giorni. E non vogliatemene, quindi commentate qua sotto, siate clementi per favore, è un giorno di festa. Bene ragazzi, guardate che bella doratura. Mi raccomando, ogni volta che tirate su le cose dalla friggitrice, spegnetela sempre. Adesso ci aiuteremo. Wow! Guardate che roba! Sentite quanto è croccante già da qua. Bene, adesso lo tagliamo e lo impiattiamo. Bene ragazzi, questo è il momento della verità. Oh mio Dio! Non sapete quanto sono contento di aver fatto questo piatto, per non dire qualcos'altro. Mettiamo della demi-glace sul centro, bella cremosa. La demi-glace non è altro che fondo bruno. E niente, a questo punto lo adagiamo nel piatto, così, bello rivolto verso di voi. Un pochino di crema di carote. Questo è il mio omaggio, quindi, ma davvero? Cioè, ho creato questo? Dovete sapere che è nata per sbaglio, poi magari in un backstage vi racconteremo e vi faremo vedere come. Ragazzi, buone feste. Io vado.